A 2060 Volusiano, Zizzolo e Zampillo, non curano Zanna e Zarapito, avevano il 3 e il 4. A 2080 Zeus Rivarco, Zona Jet, Vettel Griff, Zelante OP e Vine. Favorito Zampillo Jet con Mimmo Luongo, almeno al totalizzatore. Ma ha seguito molto anche Vettel Griff, che ha corso alla grande nell'ultimo. Infatti mi sembra un ping pong tra i due. Mi ricordo che il 3 e il 4 non corrono, né rimangono in 8. Zampillo Jet non ha problemi per andare al comando all'attacco della piegata nei confronti di Zizzo lo Jet e poi Volusiano un po' tentennante in partenza, ma quando si alluna si sa che diventa difficile. Viene via Zelante OP che parcheggia in quarta posizione. Lancio che se ne va in 15, lunga fila indiana con il favorito, uno dei favoriti al comando. Cavalli al completamento dei 400, i due compagni di Paddock in pole position, 29-3, e cioè Zampillo e Zizzolo. Zampillo è un figlio di Naglo, Zizzolo è un figlio di Igor Font, però ambedue sono targati Z. Cavalli sulla seconda curva, 600 in 44-9. E si va al completamento anche di questa piegata, cavalli che si presentano davanti alle tribune. Si va al completamento del mezzo miglio iniziale, mezzo miglio da parte dell'allievo di Luongo in 1-1 meno qualcosa. E non avvengono variazioni con la fila indiana sempre tranquilla, mentre è finita tabellone zona jet. Si va al completamento e chiusura del primo chilometro in 15-2. E quindi c'è andatura sicuramente con Zelante che si affaccia e prende la via del largo. Cavalli al completamento quasi di questa piegata, mezzo miglio alla conclusione, 14-9 la frazione, notevole, che mette in condizione del leader di mantenere sempre chiaro vantaggio. Zelante staziona al salchi dell'altro jet, 14 ancora, 28-9 di fronte, niente male, e i cavalli affrontano ora la curva finale. Si va al completamento del miglio in 1.57.6 sul mio cronometro e i due jet prendono vantaggio, si giocano la vittoria. Completamento della curva, Zampillo Zizzolo come son partiti, Zampillo riparte sotto la mano energica del buon Mimmo Luongo e poi Zizzolo, poi lungo i birilli ritorna bene Volusiano, ma ormai Zampillo alla porta a casa nei confronti di Zizzolo e in plane dei jet di Toniatti al primo e secondo posto. Io leggo 1.13.6 sul doppio chilometro, veramente si è viaggiato, io ho 2.26.8. Signori, con questa media veramente facciamo il chapeau a Mimmo Luongo che ha presentato questo Naglu anche in ottime condizioni, da lui allenato e guidato nel modo più giusto e energico. È tutto per il momento.